L'esperienza di una società di ricerca di Boston come opportunità per rilanciare le imprese attraverso l'innovazione. Se ne è parlato oggi a Pesaro, per noi c'era Luciano Paci. Declinare i concetti di innovazione e design andando oltre la concezione tradizionale del bello in sé e dell'eccellenza tecnologica, privilegiando un metodo di creare prodotti e servizi che rispondono ai bisogni spesso inespressi delle persone. È la visione di Gianfranco Zaccai, presidente di Continuum, società di Boston, che a Pesaro, nel seminario organizzato da Confindustria e Stau, parla di nuove frontiere dell'innovazione. Alla sua ideazione sono legati i prodotti di largo consumo in settori diversi, dal medicale, casalinghe alla calzatura. Quando noi parliamo di innovazione è quello di capire profondamente il contesto del consumatore, del cliente, il contesto anche internazionale, globale, e di capire che l'innovazione può essere un'innovazione tecnologica, può essere innovazione proprio di concetto di come fornire un servizio, può essere un'innovazione di comunicazione, innovazione a 360 gradi. Conta anche il design? Anche il design sicuramente, però non il design fatto così perché piace a me come designer, ma il design fatto per servire l'uomo, diciamo per servire il consumatore, il design che comunica, il design che risolve problemi. L'iniziativa dell'Istau si ripeterà domani a Fermo. L'istituto fondato da Giorgio Fua guarda sempre più oltre confine per allargare collaborazioni, per aiutare imprese e imprenditori ad affrontare le nuove sfide. La presenza di Zaccai, di Continuum, qui in Italia, e tra l'altro si è associato all'Istau ed è nel Consiglio di Amministrazione, è una, diciamo, testimonianza della volontà da parte di Istau di procedere, aprirsi al mondo, e d'altra parte anche di avere persone, professionisti di questo livello disponibili a venire in Italia per aiutare il nostro paese a conoscere meglio e bene quelle che sono le tecnologie attuali.